Ciao, sono Cora Fattori, mi candido come consigliere regionale per la Regione Marche alle prossime elezioni che si terranno il 20 e il 21 settembre, assieme alla lista Rinasci Marche. Ambiente digitale e sociale sono i tre temi che da sempre mi stanno a cuore e che vorrei portare al centro del dibattito politico per il nostro territorio. Se vuoi darmi fiducia, il 20 e il 21 settembre barra il simbolo Rinasci Marche e scrivi Cora Fattori. Buon pomeriggio dalla redazione di Fano Informa Web TG, benvenuti a questa edizione del sabato. Abbiamo terminato una settimana insieme con questo nuovo contenitore online dell'informazione e abbiamo riscontrato un crescente interesse ogni giorno da parte vostra e per questo ve ne ringraziamo. Per questa giornata vi vogliamo però dare così una panoramica delle maggiori notizie che hanno riscontrato più consensi sui nostri social e quindi partendo dalla numero 4 fino alla numero 1, ecco che vediamo insieme queste notizie che hanno contrassegnato questa prima settimana del Web TG di Fano Informa. Sono ancora al vaglio degli inquirenti le cause dei due incendi divampati nella notte a Fano. Il primo si è verificato alle 2:30 in via Umbria, in zona Trave. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti svegliati dallo scoppio delle gomme e dei vetri di una Y parcheggiata lungo la strada e appartenente ad una ragazza che, ignara di tutto, si è accorta dell'incendio solo dopo essere stata svegliata dai vicini a fatto compiuto. Il pronto intervento dei vigili del fuoco di Fano ha evitato che le fiamme si propagassero alle auto a fianco e alle abitazioni, ma la macchina interessata dal rogo è completamente andata distrutta. Stessa sorte e stessa dinamica per la Fiat Punto incendiata poco prima delle 7 in località Ronco San Baccio. In questo caso a chiamare i pompieri è stata la giovane coppia proprietaria della tenuta nella quale l'auto era parcheggiata, svegliata dall'odore acre di bruciato e dagli scoppi. In questo caso le fiamme hanno raggiunto anche una piccola porzione di vegetazione adiacente l'auto senza però causare danni all'abitazione. La situazione nella nostra provincia è così duramente colpita nei mesi di febbraio, marzo e aprile, è enormemente migliorata e questo è sotto gli occhi di tutti. Le rianimazioni sono svuotate, i ricoveri si contano sulle dita di una mano. Soprattutto è importante non abbassare la guardia perché il virus continua a girare in mezzo a noi e questo è un messaggio che deve essere preciso e puntuale per tutti. Dobbiamo anche essere pronti a fronteggiare una possibile seconda ondata, pur sperando che questa ondata mai arrivi o che se mai arrivasse non sia nelle modi e nelle proporzioni di quella che ci ha messo in ginocchio durante i mesi precedenti. Marche Nord è pronta per qualsiasi scenario, ma soprattutto è pronta per affrontare sia una eventuale non auspicabile nuova ondata, ma continuare a garantire nel contempo tutta quell'attività che noi chiamiamo pulita, di diagnostica e di terapia per i pazienti che non sono affetti soltanto da Covid. È stato licenziato, e qua, un piano pandemico aziendale proprio nei giorni scorsi, che è un piano pandemico che possiamo definire dinamico, perché prevede degli step che scattano in maniera sequenziale in base a due variabili, il numero di pazienti che potrebbero arrivare e anche la tipologia di pazienti che potrebbero arrivare. È prevista una palazzina, la palazzina F del San Salvatore, per entrati quella sulla sinistra, che sarà completamente dedicata alla patologia Covid. Le restanti strutture del San Salvatore e tutto Santa Croce sarà Covid free, cioè per le patologie normali, fino alla peggiore delle ipotesi, risuccedesse la catastrofe, in cui il San Salvatore sarà tutto per la patologia Covid e Santa Croce tutto per la patologia non Covid. Igienizzare le mani all'ingresso e indossare la mascherina sono queste le principali regole che gli studenti dovranno seguire dal prossimo 14 settembre, quando riprenderanno le lezioni. E poi ancora un metro di distanza tra un banco e l'altro, 2 metri tra la prima fila e la cattedra e mascherina sempre ben indossata ogni volta che ci si alza. Al momento abbiamo difficoltà a garantire una presenza fisica per tutti gli studenti in tutte le classi. Vorremmo privilegiare il più possibile le classi di primo anno. Questa ad esempio è un'aula pronta, qui vediamo tutto organizzato con il rispetto del protocollo tecnico-scientifico. Ma le aule disposte così non sono sufficienti per accogliere tutti gli studenti. Samuele Giombi, il dirigente del liceo Nolfi, ha già pronto il piano B, 3 settimane in presenza a scuola e 1 settimana al mese a distanza. Non può essere scritto quanti per ogni aula.
il parametro di sicurezza previsto dal documento tecnico scientifico in questo momento dice che tra la bocca e la bocca del ragazzo quando sta seduto ci deve essere un metro di distanza. Un armadietto da lavoro dentro il teatro della Fortuna di Fano, usato come nascondiglio per la droga all'insaputa della stessa gestione del teatro e che poi veniva spacciata nell'antistante e recentemente pedonalizzata Piazza Costa. Per questo A.T., un noto tecnico di palcoscenico del teatro, è stato arrestato assieme ad altre 4 persone, capeggiate da un insospettabile 60enne di nazionalità albanese, disoccupato e residente a Fano, con la famiglia da oltre 20 anni, incensurato e conosciuto con il soprannome di Bull. L'uomo, con la complicità del nipote, la funzione era quella di corriere della droga, e di un altro connazionale coetaneo, con la funzione invece di tesoriere, aveva messo in piedi da anni un notevole giro di smercio di sostanze stupefacenti, per lo più cocaina, ma anche hashish e marijuana. Bull, definito dagli inquirenti un soggetto dall'elevato spessore criminale e con importanti conoscenze in ambito criminoso, operava nella piazza di Fano da diversi anni e anche nell'entroterra e con clientele che provenivano anche da Pesaro. L'attività di spaccio non si era nemmeno fermata durante il lockdown, a differenza invece di altri reati predatori. Purtroppo è una pandemia che esiste da sempre ormai. È vero, i reati connessi sia agli stupefacenti e lo spaccio delle sostanze stupefacenti non è affatto in calo, anzi si registra un incremento anche nel periodo cosiddetto del lockdown, dove abbiamo tratto in arresto delle persone perché c'era la richiesta da parte degli assuntori, in particolar modo della cocaina. È un'operazione importante che si collega a tante altre fatte dalla stessa compagnia su tutto il territorio della nostra giurisdizione di competenza, quindi che va fino a Fossombrone, ovviamente Colli al Metauro, Marotta, Fano stessa. 4 degli arrestati sono stati portati in carcere a Villa Fastigi, 1 invece agli arresti domiciliari. Sequestrata una notevole somma, 20.000 euro, provento probabilmente dell'attività di spaccio, e oltre 7 kg di sostanze, prevalentemente cocaina. Nella giornata di domani però sono stati annunciati dai vertici dei carabinieri ulteriori sviluppi di questa articolata indagine. Ciao, sono Cora Fattori, mi candido come consigliere regionale per la Regione Marche alle prossime elezioni che si terranno il 20 e il 21 settembre, assieme alla lista Rinasci Marche. Ambiente digitale e sociale sono i 3 temi che da sempre mi stanno a cuore e che vorrei portare al centro del dibattito politico per il nostro territorio. Se vuoi darmi fiducia, il 20 e il 21 settembre / il simbolo Rinasci Marche e scrivi Cora Fattori.